Amici di Monolite Notizie, siamo a Colonna per l'inaugurazione della palestra comunale intitolata a un boxer molto famoso di Colonna e del mondo, Franco Vescovi. Ma prima di tutto lasciate un cuore sui nostri contenuti, sui nostri commenti. Intanto però venite con noi a vedere l'inaugurazione di questo nuovo spazio sportivo a Colonna. Venite! Qualificare l'inaugurazione della palestra qui a Colonna anche l'onorevole Nicola Zingaretti. Ha parlato dell'articolo 34 della nostra Carta Costituzionale, un cerchio che si chiude in positivo, quindi la possibilità veramente di dare ai ragazzi, quindi lo studio non solo, arricchito anche dallo sport. Sì, è una bella notizia che degli investimenti fatti dalla Regione poi alla fine diventano servizi per i cittadini. Il cerchio che si deve chiudere è questo, perché i soldi dello Stato sono i soldi delle tasse dei cittadini e purtroppo tanta rabbia esplode giustamente quando i cittadini pagano le tasse e non vedono che tornano i servizi. Qua a Colonna sono stati bravi l'amministrazione, perché ha ricevuto un contributo e hanno riqualificato un plesso scolastico, oggi la palestra, e va detto, non è che succede sempre, anzi a volte si perdono nei meandri della burocrazia tanti investimenti, quindi bravi. Onorevole, avete sottolineato anche che in questo caso c'è un plus, cioè il fatto di aver intitolato la palestra a un boxer famoso che negli anni 30-50 portò il nome di Colonna in alto nel mondo. Franco Vescovi, questo è bellissimo, perché noi non possiamo ricordare solo le cose brutte della nostra storia, dovremmo anche ricordare le cose belle, perché quelle ci danno dignità, e non perdere mai la memoria. Se un essere umano purtroppo perde la memoria, voi lo riconoscete subito, sapete perché? Perché è incerto, non sa che salutare, non sa se salutare, ma questo riguarda anche i popoli. Quando noi come comunità siamo sicuri della nostra storia, siamo anche più forti, abbiamo meno paure, siamo più sereni, non abbiamo paura degli altri. Per questo è importante tenere viva la memoria, e voi qui avete avuto un grande campione, non era giusto dimenticarlo. Grazie mille onorevole. Grazie a voi. Amici di Monolite Notizie, a qualificare la presentazione ufficiale a tutta la cittadinanza di questo splendido spazio sportivo, il consigliere regionale Daniele Leodori. Sì, credo che sia un importante momento per una comunità come quella di Colonna, dove viene messo a disposizione della cittadinanza uno spazio sportivo, ricreativo, sia per la scuola sia per la cittadinanza, in modo da rafforzare ulteriormente la proposta sportiva e formativa per i ragazzi in questo splendido borgo. Consigliere, questi spazi, come ha detto già lei, sono spesso animati da iniziative che vengono promosse dall'amministrazione guidata da Fausto Giuliani. A partire da questo periodo ci avviciniamo, insomma, alla primavera, ci saranno tante altre iniziative, tra cui anche la presentazione del libro proprio firmato da Fausto Giuliani e dedicato al dialetto colonnese. Che ne pensa di questo primo cittadino che si cementa da anni con il linguaggio più vicino alle tradizioni di Colonna? Beh, da questo punto di vista è una garanzia, perché da sempre con le attività teatrali, con le attività dialettali ha fatto
di questo elemento caratteristico di Colonna un punto di forza, e quindi aspettiamo tutti con ansia la presentazione del suo libro, che è la chiusura anche di un percorso, no? E alla cittadinanza verrà mostrata questa, diciamo, quest'opera che lui sta scrivendo da tanto tempo e su cui sta lavorando da tanto tempo, e che metterà a disposizione della cittadinanza una, diciamo così, la storia e le tradizioni di questo bel paese. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Con il consigliere ai lavori pubblici della città di Colonna, Damiano Aballe, raccontiamo il traguardo di oggi, questa scuola che è stata riqualificata da una nuova palestra, un nuovo spazio a disposizione dei ragazzi. È stato anche complesso gestirlo questo finanziamento, giusto? Giustissimo, sì. Oggi con il taglio del nastro che inaugura la palestra intitolata a Franco Vescovi, portiamo a termine un importante obiettivo di questa amministrazione. È frutto di un finanziamento della vecchia amministrazione, l'amministrazione Cappellini, che oggi è presente in una buona delegazione. E siamo molto soddisfatti di restituire ai ragazzi un locale sicuro e molto utile per quanto riguarda la didattica dei ragazzi. Con la dottoressa Valeria De Filippis, che è consigliera della città metropolitana e anche assessora all'istruzione del comune di Colonna, raccontiamo questo traguardo importante per la città. Sì, questo è stato un grandissimo traguardo, soprattutto per i nostri studenti della scuola di Colonna, che dopo tanti anni hanno potuto riutilizzare lo spazio della palestra. Ma non soltanto questo è il nostro vanto, ma anche aver restituito l'intero stabile della primaria. E io vorrei fare un grande ringraziamento. In questo periodo di lavori i nostri studenti, gli insegnanti, i collaboratori scolastici hanno subito dei disagi perché l'aula refettorio non erano utilizzabili, però tutti quanti con grande voglia di arrivare alla fine si sono messi in gioco, e noi, per noi è stato un grande orgoglio restituirlo agli studenti, non solo appunto alla palestra ma anche l'intero stabile. Sì. Omaggio dell'artista Donatella di Francia durante l'inaugurazione dedicata al pugile Franco Vescovi è quello alle nostre spalle. C'è un pugile molto molto giovane e un profilo di uomo alle sue spalle. Che cosa rappresenta questo soggetto? Il soggetto volutamente giovanile, perché in modo che i bambini, i ragazzi che si allenano si possono immedesimare nel quadro, e l'altra figura in profilo rappresenta sempre noi stessi, se stesso, e infatti la sfida non è contro gli altri ma è contro se stessi, quindi non ho voluto mettere una lotta, un uomo contro l'altro nel quadro, ma il ragazzo che supera se stesso. Quindi un invito a superare i propri limiti. Certo, va bene, sì, ha centrato l'obiettivo, ha saputo leggere la mia opera, grazie. Insieme al primo cittadino di Colonna, Fausto Giuliani, al termine di questa inaugurazione all'interno della scuola elementare Tiberio Gulluni. Bellissima giornata, abbiamo portato a termine una grande opera per Colonna. E abbiamo prima fatto rientrare gli alunni che erano usciti perché i lavori di un anno intero la ditta li ha dovuti svolgere anche con la scolaresca presente, quindi per questioni di sicurezza erano su una parte dell'edificio e la ditta era sull'altra. Alcune classi sono state portate in locali in piazza grazie all'aiuto della parrocchia, anche la Proloco. E oggi invece inauguriamo la palestra, quindi abbiamo riaperto tutta la scuola completamente antisismica, quindi un'opera molto importante che è iniziata con il contributo che ci ha dato la regione dell'allora presidente Zingaretti, con l'allora amministrazione del mio predecessore Augusto Cappellini, e noi abbiamo portato a termine tutto questo lavoro. È stato un lavoro lungo, complicato, difficile, però ci siamo riusciti, ed oggi veramente vedere tanta gente qui a festeggiare e ad inaugurare questa palestra, che poi abbiamo dedicato ad un nostro illustre concittadino, Franco Vescovi, campione di pugilato degli anni 50, che ha dato lustro alla nostra cittadina. Ecco, è un motivo di vanto, di orgoglio, siamo contentissimi, perché quando si lavora bene poi i frutti arrivano. Sindaco, lei all'inizio della sua carriera, diciamo, politica ha avuto anche un incarico sportivo in amministrazione, quindi poi anche uno sportivo per vocazione personale, quindi una soddisfazione a più livelli quella di oggi. Sì, senz'altro. Io ero allora negli anni 90, i primi anni 90,
la mia unica carica amministrativa in quel tempo, poi dopo non ho più svolto cariche politiche, non ho più avuto ricoperto cariche politiche fin al 2019, allora ero assessore ai lavori pubblici, l'assessore allo sport e turismo e vice sindaco, e proprio in quel momento abbiamo riportato il pugilato a Colonna grazie al parroco di allora, Don Vincenzo Paramara, e i dirigenti della box nazionale ci chiedevano: facci conoscere Franco Vescovi. E io dicevo: ma sì, ma era Padella Franco Vescovi, per noi era un grande amico che passeggiava per la piazza. E quando loro l'hanno incontrato, conosciuto, cioè l'hanno proprio ammirato, una forma di venerazione avevano per Franco Vescovi, e quindi mi sono reso conto di questa personalità sportiva era un qualcosa di importante per loro, e così è stato. E quindi vogliamo che anche le future generazioni, quelle attuali, crescano e giochino nella palestra che dà il nome a questo grande atleta.